Bentrovati, direttore della Pressa, con questo appuntamento di martedì. Oggi arriviamo alla fine di una. Guardiamo i risultati della campagna elettorale che abbiamo seguito per settimane. I risultati, per chi ci segue, sono noti: ha stravinto il centro-sinistra di De Pascale con oltre 16 punti. Noi, tra l'altro, fummo i primi a pubblicare un sondaggio che dava 13 punti davanti De Pascale sull'Ugolini, è andata molto peggio, nel senso che sono 16 punti. L'Ugolini è andata peggio della Borgonzoni 4 anni fa, e una sconfitta senza appello. Tra l'altro noi, insomma, in qualche modo avevamo anche, uscendo, no, da tutto il politicamente corretto, dal teatrino, no, una sfida che è aperta, ecco, avevamo detto non c'è sfida e non c'è stata sfida. 16 punti è un abisso. È stato sbagliato il candidato, è stata un'incapacità di creare una rete sia sui territori che a livello regionale. Il centrodestra sembra darla persa e, tra l'altro, in campagna elettorale anche gli stessi esponenti del centrodestra lo dicevano fuori, no? Dalle dichiarazioni, stavolta è la volta buona, le solite robe. In realtà nessuno pensava di vincere e infatti si è perso e molto male. Dico sì perché chi sperava in un cambiamento al di là dell'ideologia auspicano un ricambio, un'alternanza in un territorio che da 70 anni è governato sempre a centro-sinistra, non può che auspicare un cambiamento. Questo cambiamento non c'è stato, proprio, ma non. Infatti anche c'è questo tentativo, no, di dire è il PD che c'è un elettorato che vota nonostante tutto. No, non è che vota nonostante tutto, vota lì perché il centrodestra è incapace di fare una proposta significativa. Questo bisogna dire, ma è utile come posso dire, questa autocritica, perché da lì si parte per provare a fare qualcosa, se no, come probabilmente sarà, visto che l'autocritica non ci sarà, se no si ripropone questo modello per i prossimi decenni, dando per persa completamente e come, no, uno scrigno inviolabile rispetto al dominio del centro-sinistra della regione Emilia-Romagna. Invece bisogna dirlo, insomma, bisogna dire che finora non ci si è provato, non si è provato questa volta Fratelli d'Italia, le volte scorse non ci ha provato la Lega, Forza Italia, insomma, non si costruisce così un'alternanza nella regione, non si costruisce candidando un candidato come Ugolini, rispettabile, una signora rispettabile, ma che la sua caratteristica principale è di venire da una matrice esclusivamente cattolica dell'area di CL, tra l'altro un'area, e lo ribadiamo, che ha una storia anche legata a trascorsi politici dai quali si era allontanata dopo il caso Formigoni, importante, ingombrante, e che lo stesso molti elettori anche del centrodestra vivevano come respingente. È andata così a livello regionale, l'avevamo detto, si è perso, è male. Al di là delle dichiarazioni di chi, ripeto, diceva chi dice che si perde fa gioco della sinistra, no, chi dice che si perde fa gioco della verità e fa gioco di un centrodestra che dovrebbe provare a trovare un'alternativa. Così è andato a livello regionale, a livello modenese, tutto come previsto. A livello il PD fa un risultato eccezionale, Giancarlo Muzzarelli e Maria Costi, i due sindaci uscenti di Modena e di Formigine, tutti sopra le 10.000 preferenze. È un risultato eccezionale. Insieme a loro passa anche Luca Sabatini e passa Ludovica Ferrari. Grave sconfitta per Stefania Gasparini, che era capolista del PD, ma che è tra l'altro espressione dell'area Schlein, ma che dal PD evidentemente non è stata sostenuta a sufficienza per essere eletta, nonostante il PD faccia quattro consiglieri. Quattro consiglieri PD, uno di AVS con Paolo Trande, anche questo era largamente previsto, era previsto, però insomma è un risultato diciamo sorprendente, perché per la prima volta si cambia, la prima volta ottiene il risultato Vincenzo Paldino per l'area civica, che tra l'altro supera un candidato che era in lista, che aveva dietro tutta la struttura di un partito, quello di Renzi, che era Giovanni Taurasi, lo supera e viene eletto. E gli ultimi due scusate, gli ultimi due consiglieri regionali modenesi, 8 in tutto, sono entrambi di Fratelli d'Italia. Sono, e anche qui era tutto già scritto, già previsto, sostenuti da tutto il partito in massa. Del resto ci ricordiamo noi 6 per 3 a Modena, solo su di loro rispetto agli altri candidati. E sono Annalisa Arletti e Ferdinando Politano. Ferdinando Politano, che oggi infatti festeggia sui social la sua elezione con una bella fotografia con dietro il manifesto di Almirante, quando Almirante venne da Modena con il simbolo dell'MSI. Questo è
l'opposizione modenese in regione, due esponenti solo di Fratelli d'Italia, esclusa Forza Italia e Lega. Qui non si può dare la colpa a Fratelli d'Italia, se vengono esclusi Forza Italia e Lega, evidentemente Forza Italia e Lega non hanno lavorato a sufficienza, e anche questo ha contribuito probabilmente all'insuccesso dell'Ugolini, non hanno lavorato a sufficienza per far scattare un consigliere. Nella Lega rimane escluso Stefano Bargi, che comunque ha ottenuto il record di preferenze. Avevamo ipotizzato che il sostegno di Menani a Bertoldi potesse in qualche modo rosicchiare qualche voto a Bargi, non è stato così, è stato comunque il più votato, però non è stato sufficiente. In Forza Italia, nonostante a livello regionale ci sia stato più consenso rispetto alla Lega per il partito di Tajani, nel dualismo tra Giacobazzi e Platis non passa nessuno dei due, nonostante Platis ottenga poco meno del doppio dei voti di Giacobazzi stesso, quindi record di preferenze all'interno della lista per Platis. E comunque Giacobazzi secondo, con 1200 preferenze, a seguire gli altri, tra cui appunto Fontana e Gidari. Questo è il quadro. Ora le regionali vanno, si può dire, nel dimenticatoio della campagna elettorale. Adesso gli eletti sbarcano in regione con gli onori del caso, anche economici, e la politica torna in qualche modo in modalità standard, non più in campagna elettorale, sono finite le promesse, tutto l'ambardante e il circo della campagna elettorale, e si torna ai temi della politica, anche locale e anche quella modenese. Resta nella fotografia dei partiti un PD che ora a Modena deve fare i conti con una figura ingombrante come quella di Muzzarelli, che ha preso molti più voti rispetto al candidato sostenuto dal partito, che era Sabatini. Resta Forza Italia, che è divisa tra due anime per ora, che magari si auspica per il partito una riconciliazione, però quella espressione Giacobazzi, quella espressione di Platis, e c'è un Fratelli d'Italia che ha dimostrato di essere compatta e a seguire in maniera pedissequa gli ordini di partito, non su temi ma su due persone che infatti sono state elette nelle figure, appunto, abbiamo detto prima, di Arletti e Politano. Questo è il quadro. Ovviamente con questo contesto politico si dipanerà anche i temi locali, modenesi e anche quelli regionali. Noi continueremo a seguirli anche con questo appuntamento in diretta, come sempre, ma soprattutto con gli aggiornamenti sul nostro quotidiano, che potete leggere e trovare, come sempre, all'indirizzo www.lapressa.it. Buona serata a tutti e ci ritroviamo martedì prossimo.